Dunque, vi ricordate che abbiamo visto la volta scorsa il concetto di corrente elettrica, no? E soprattutto abbiamo introdotto le leggi di Ohm. In particolare abbiamo visto la prima legge di Ohm. Naturalmente la Chiara Maria, che come sapete tutti è un drago della fisica, se le chiedo perché si chiama prima legge di Ohm, lei mi risponde, ovvio, perché c'è neanche una seconda, è d'accordo? Esattamente, però. Esatto, naturalmente. Questo mi ricorda una battuta di Paperone de Paperoni che arriva in Scozia su una nave e gli chiedono: ma lei come ha viaggiato in terza classe? Sa cosa gli risponde Paperone? Perché non c'è la quarta. Vabbè, comunque, in ogni caso, la prima legge di Ohm mi dice che se io prendo un conduttore metallico nel nostro caso, lo faccio percorrere da una corrente I e misuro tra i due estremi A e B la differenza di potenziale. La differenza di potenziale delta V a B agli estremi è direttamente proporzionale alla corrente che lo attraversa. E quando c'è la diretta proporzionalità, lei sa, Nicolò, che c'è di mezzo una costante di proporzionalità che però non si chiama K, si chiama R. E prende il nome di resistenza elettrica, anche se noi la chiameremo semplicemente resistenza, per semplicità. La resistenza elettrica è una caratteristica dei corpi, cioè ogni corpo ha la sua resistenza che è diversa da quella degli altri corpi. Poi chiariamo meglio questo concetto. Naturalmente la formula inversa è R uguale delta via B fratto I. Ora, la differenza di potenziale si misura in volt, mentre la corrente in ampere. Quindi chiaramente l'unità di misura è volt fratto ampere e noi, in onore di Georg Simon Ohm, lo chiamiamo appunto Ohm, che si indica con questa lettera, la lettera omega, che tutti avete visto. Chiara Maria è stata al Duomo di Monreale? L'ha visitato? No, prof, mi manca. Manca anche a me, purtroppo, non l'ho mai visitato, però nell'abside del Duomo di Monreale c'è Cristo Pantocrator, che tiene un tipico mosaico bizantino, che tiene in mano un libro con due lettere. Ah, l'alfa e l'omega. Esatto, perché l'alfa e l'omega, lo sa? È perché l'inizio e la fine. Esatto, per i semitici, per i popoli semitici, e Gesù era un semita, ovviamente, quando lei nomina il primo e l'ultimo di una lista, vuole intendere anche tutti quelli che ci sono in mezzo. E sa che Alfa è la prima lettera dell'alfabeto e Omega è l'ultima in greco, per cui dire io sono l'Alfa e l'Omega vuol dire io sono tutto. È come dire italiano dall'A alla Z, no? E infatti il Pantocrator vuol dire colui che domina tutto, capisce? E, tra l'altro, il greco, a differenza del latino, ha due O, c'è la O Omicron e la O Omega, Omicron, Omega, O piccole, O grande, che corrispondono alla O breve e alla O lunga del latino, ma questo ovviamente a noi non interessa. Comunque, vi stavo dicendo che questa grandezza è la resistenza elettrica. Però attenzione, io prima ho scritto delta via B è proporzionale a I, ma sarebbe corretto, Chiara Maria, scrivere che I è proporzionale a delta via B, secondo lei? È corretto che scrivere così? Che dice? Beh, è lo stesso. Certo, io dico di sì, d'accordo? Sì. Se raddoppia l'uno, raddoppia anche l'altro. Quindi è d'accordo che la formula di prima si potrebbe anche scrivere così, invece che nell'altro modo? Infatti qualcuno la scrive così, e allora a questa costante K viene chiamata G maiuscolo e si chiama la conduttanza elettrica, o semplicemente conduttanza.
confrontando le due formule, che è sempre la prima legge di Ohm, cioè questa e questa, beh, a me sembra evidente che la conduttanza è l'inverso della resistenza, e la resistenza è il reciproco, scusate, per essere precisi, della conduttanza. Lei che dice, come si chiama, Mattia, è d'accordo su questo fatto? Che G uguale 1 su R? Sì, prof. Bene, naturalmente con cosa si misura la conduttanza? Beh, se quella si misura in volt fratto ampere, questa si dovrebbe misurare in ampere fratto volt, no? E questi qua vengono chiamati Siemens in onore di un grande ingegnere tedesco. Ve lo faccio vedere. È sempre il modo migliore. Eccolo qua, qui naturalmente viene fuori la Siemens, naturalmente, eccolo qua, che è la ditta di Monaco di Baviera. Voi sapete che io ho una lunga consuetudine con Monaco di Baviera, ma naturalmente il fondatore è questo, Werner von Siemens, che ha fondato questa grandissima ditta che è ancora oggi in funzione e ha dato dei contributi fondamentali all'elettrotecnica, eccetera. No, ebbene, ragazzi miei, Siemens che viene indicato con S, no? Però, oppure omega alla meno 1, perché sono reciproco dell'altro. Però la voglio far ridere, Gaia. Mi sente, Gaia, vero? Sì, sì, la sento. Lo voglio far ridere, sa alcuni, soprattutto in America, come lo chiamano, l'unità della conduttanza? Non la chiamano né Siemens né Ohm alla meno 1. Sa come lo chiamano? No. La chiamano Mo. So che può sembrare assurdo, però la chiamano Ohm alla... Adesso la Chiara si accorta, la Chiara Maria, eh? Cioè Ohm a viceversa, capisce? È come se io la chiamassi Nitnisiv. Le piacerebbe, Chiara Maria? Nitnisiv? No, mica tanto, eh? Itnom è più semplice, dai. Oppure Azaem. Vedete come diventano strani i cognomi rovesciati. Fate attenzione a una cosa, ve lo dico, eh? Fate attenzione. Io, una volta, su un muro... ho visto delle parole che non ho capito subito cosa volevano dire. Poi mi sono accorto che... sa che cosa c'era scritto quel muro, Chiara Maria? No, prof. Era il Padre Nostro al contrario. Ah. Sono scappato. Perché il Padre Nostro... recitare il Padre Nostro al contrario è uno dei modi usati dai satanisti per evocare Satana. E siccome io a Satana ci credo, sono scappato a gambe levate, quindi è meglio evitare questi incontri. Quindi io vi ho messo in guardia. Se andate a qualche parte che vi dicono dai, recita con noi il Padre Nostro al contrario, scappate perché stanno facendo una messa nera. E lì è meglio evitarlo, ve lo assicuro. Non sono sicuro io che Dio esista, ma sull'esistenza del diavolo, su quello ci metto la mano sul fuoco. In ogni caso, comunque, tornando a noi, questa è la prima legge di Ohm. Io ho una bellissima esperienza da fare per verificarla, speriamo di poterla sperimentalmente, se si può fare in collegamento video, speriamo di oppure vedrò, se, ma sarà difficile. Quando rientriamo, comunque la faremo. Si prende la corrente, la differenza di potenziale, e bisogna variare come si varia la corrente con uno strumento che vi spiegherò chiamato reostato, e si verifica che i punti, tenendo conto degli errori sperimentali, stanno tutti su una semiretta che esce dall'origine. I conduttori che soddisfano la prima legge di Ohm vengono chiamati i conduttori ohmici, e sono in sostanza solo i metalli, Mi raccomando, Gilberto, non mi scriva nella verifica i conduttori comici, Se no, comica rischia di essere la sua verifica. È d'accordo, Gilberto? Sì, va bene. Però ci chiama lo strumento? Cosa? Il reostato. Okay. Per cambiare la corrente che lo attraversa, se ve lo spiego.
Prima però, per dirvi che cos'è il reostato, devo spiegarvi la seconda legge di Ohm. Tanto queste qua si fanno insieme perché sono molto affini. Non è come le tre leggi di Kepler che sono molto diverse tra di loro, no? La seconda legge di Ohm invece mi dice che, allora, la resistenza di un conduttore, se naturalmente sottinteso ohmico, è direttamente proporzionale alla sua lunghezza, sua riferita al conduttore, inversamente proporzionale alla sua sezione, all'area della sua sezione, per essere precisi, e dipende dal materiale. Quindi la resistenza dipende dalla... Qui immaginate un conduttore fatto così, un cavo, no? Con una certa lunghezza, L, e l'area della sezione chiamata S. R sarà direttamente proporzionale a L e versante proporzionale a S, e dipende dal materiale, quindi la costante proporzionalità cambia da materiale a materiale. Signorina Beatrice Pozzi, ha capito questo concetto? Chiaro? Beh, spero di sì, che mi abbia sentito. Lei, Julie, ha capito? Io sì, prof. Benissimo, sì. Benissimo. Allora, la costante qui, purtroppo qui Chiara Maria è il festival delle lettere greche, ma non è colpa mia, perché 26 sono le lettere anglosassone e 24 quelle greche, più di così. La costante si chiama rho. Quindi la rho, ecco, si può scrivere sia così che così, no? Scegliete voi il simbolo che preferite, no? L'importante è che non venga fuori uno scarabocchio indegno, anche una cosa così per semplificarci, no? Ebbene, questa costante si chiama, ha un nome, resistività. Ovviamente elettrica, ma noi diciamo semplicemente resistività. D'accordo? Beatrice Monti, le è chiaro fin qui? Capito? Sì, tutto chiaro, grazie. Prego. Allora, Ro. Anche io avevo capito, ma non avevo capito stesse chiamando me. Ah, pensavo che si riferissi alla Beatrice Monti, eh? Eh no, ogni tanto non voglio che lei si senta No, trascurata. non avevo capito, per questo non ho risposto. Comunque, ha capito? Sì. Bene, questo è quello che conta, Beatrice. E non è colpa mia se ci sono due Beatrici, eccetera, capito? Due Chiare, eccetera. E vabbè, comunque, questo qui, la formula inversa è rho uguale R per S fratto L. Siete d'accordo tutti su questo? Allora, come si misura? La resistenza vi ho detto che si misura in ohm. Naturalmente si usa la omega perché se indicassi così con una O si confonderebbe con lo zero e non può essere. L'area si misura in metri quadri e la lunghezza in metri, quindi l'unità di misura SI dovrebbe essere omega per metro. È d'accordo questo, signorina Giulia Pasta? Ha capito? Sì, grazie. Però scusi, lei ha mai misurato in metri quadri l'area della sezione di un filo di rame? No. Mi sembra piccola la sezione, cosa dice? Lei ha mai visto un cavo di un metro quadrato di sezione? Io no, giusto? E allora si usa spesso nel sistema tecnico, che è quello delle unità di misura usate normalmente nell'elettrotecnica, nella meccanica, eccetera, si usa non l'ohm per metro, ma l'ohm millimetro quadro fratto metro.
Cioè si dà direttamente, si usa l'area misurata in millimetri quadrati in modo da evitare di fare delle conversioni enormi, molto complicate. Ha capito, Chiara Maria, questo concetto? Sì, prof, ma noi dobbiamo usare quale delle due? Dipende, quando dico usare quale SI, uso la usate ohm per metro, invece se vi do in millimetri quadri l'area, potete benissimo usare ogni metro quadro fratto metro, capisce? Dipende dall'esercizio, prego. Adesso stavo cercando tabella delle resistività elettriche, vedete che ce ne sono tante in giro, per esempio questa, come vedete, vediamo se ci si apre il sito. Resistenza elettrica, vedete che c'è, ecco qua, vedete che questa qua è in ohm per metro, come vedete, e comprendono 10 alla meno 8, sono valori molto piccoli. Se invece lo do in ohm millimetro quadro fratto metro è più semplice, per esempio la densità del rame è 0,017 ohm millimetro quadrato fratto metro. Del rame, Ro dell'argento è ancora migliore. 0,012 ohm millimetro quadrato fratto metro. Quindi l'argento è il conduttore migliore che c'è. Ovviamente non si fanno i circuiti di argento perché l'argento, pur costando meno dell'oro, comunque ha un suo costo. Anche il rame, ve l'ho detto, è quotato in borsa, il rame puro come l'oro, passa per metallo prezioso. Infatti voi sapete che ogni tanto si sente le notizie di qualcuno che rimane fulminato perché va a rubare il rame. Sul mercato nero il rame vale, ecco perché rubano il rame. Poi non è che ci sono tantissimi posti. Lo sa lei, Chiara Maria, qual è il posto dove d'Europa, dove nell'antichità si trovava le maggiori miniere di rame? No, non lo so. Eppure ce l'hai nel nome. Qual è il simbolo del rame chimico, Chiara Maria? E infatti il latino è cuprum, no? Sì. E sai in greco come si dice? No. Kypros. Ah, Cipro. Cipro. Infatti, lei non ci crederà forse, ma se io vado a mettere qui dentro, guardi un po', osservi, se scrivo, guardi, osservi un po' la bandiera di Cipro, vede Ah, il che colore. guardi il colore, che colore Rame. è? È il colore del rame, non hanno mica scelto per niente. Quel colore lì, vedi che hanno anche proposto una bandiera, sa che Cipro è divisa in due, no? Tra i turchi a nord e i greci a sud. Hanno proposto, come vedi, una bandiera per riunificare che comprende sia il rosso della bandiera turca che il blu della bandiera greca che il rame della bandiera cipriota, vede? Insomma, speriamo che una buona volta facciano la pace anche quel piccolo paese. In ogni caso, come vede, se volessi trasformarlo questo in ohm per millimetro, in ohm per metro, dovrei scrivere 0,017 ohm. Un millimetro quadro, un millimetro è 10 alla meno 3 metri, quindi un millimetro quadrato è 10 alla meno 6 metri quadri, giusto? Fratto metri, e quindi come vede mi rimane 1,7 per 10 alla meno 8 ohm per metri, che è proprio il valore, Chiara Maria, che vede qui nella tabella, qui è più preciso, vede che l'oro ha una resistenza quasi doppia, 2,4 per 10 alla meno 8. Non parliamo del ferro 9,7 o di altri metalli che proprio hanno una resistività molto più alta, no? Quindi il ferro è proprio un cattivo conduttore, no? I migliori sono l'argento, il rame, l'oro e l'alluminio, solo che l'unico che conviene usare per le sue caratteristiche è sempre il rame, naturalmente. Ok, come vede, ogni metallo ha la sua resistività, ogni sostanza, ecco perché dicevo che dipende dalla lunghezza della sezione, però volevo farvi una domanda. Secondo lei, Beatrice Monti, è logico che sia la seconda legge di Ohm che dica proprio così?
Vediamo un attimino. Se io raddoppio la lunghezza del conduttore, Beatrice, a che cosa è dovuta la resistenza? Al fatto che gli elettroni, siccome il conduttore è fatto di atomi, giusto, al suo interno, gli elettroni quando vanno dentro, così, sbattono in continuazione contro questi atomi e perdono la loro energia cinetica. È d'accordo, Beatrice? Sì. Ora, se lei raddoppia la lunghezza, raddoppia anche il numero degli atomi o sbaglio? Giusto? E quindi evidentemente raddoppia anche la resistenza, cioè la fatica che incontra l'elettrone nel passare. E invece, se lei considera la sezione, immagini un pochettino una chiesa con la porticina, quella piccola. Immagini tutta, finita la messa e tutta la gente sciama fuori. Se la gente fa più fatica a uscire se sciama fuori dalla porticina piccola o se il sagrestano apre la porta grande centrale? Beh, di sicuro fa più fatica se deve uscire dalla porticina piccola. Quindi, come vede, più è piccola la sezione, maggiore la resistenza. Ha capito il concetto? Sì, sì, sì. Occhio che queste cose poi le chiedo anche nelle interrogazioni, nelle verifiche, perché ve le chiedono anche alla maturità, eccetera. Dipende ovviamente dal materiale, perché ogni metallo ha una diversa struttura cristallina e quindi diverso modo di assorbire l'energia degli urti, degli elettroni, no? Facciamo un esempio, tanto per capire. Supponiamo per esempio di avere un filo di rame lungo, che so io, 4 metri, e ha una sezione, un diametro di 2 mm, si indica così, no? So che è di rame, ho detto, e sapendo che agli estremi c'è una differenza potenziale di 220 volt, che non è altro che quella di rete, giusto, la tensione di rete, bisogna trovare quant'è la corrente che lo attraversa. Allora devo applicare entrambe le leggi di Ohm, prima ovviamente la seconda. Se il diametro è 2 mm, il raggio è 1 mm e quindi l'area della sezione è pi greco raggio al quadrato, cioè 3,14 mm al quadrato. Ok, ha capito Alice? È chiaro? Beh, spero di sì, Ora, la resistività del rame, mi sentite, vero ragazzi, gli altri? Sì, sì. Sì, sì. No, perché a volte ho paura di perdere la linea, a volte mi succede. Allora, la resistività del rame è 0,017 ohm millimetro quadrato fratto metro. Questo qua ovviamente ve li do nelle verifiche, ma qua del rame la si usa così tante volte che alla fine si impara a memoria, no? Per la lunghezza, che è 4 metri, fratto l'area della sezione che è 3,14 mm quadrati. Vedete che metri e metri, millimetri quadrati rimane ohm. E infatti, eccolo qua, 0,017 per 4 diviso 3,14 mi dà 0,02 ohm circa. E allora, se devo calcolare la corrente, devo usare la formula inversa della prima legge di Ohm, cioè 220 volt diviso 0,02 ampere. Ohm, scusate. 220 volt diviso 0,02 ohm. E questo è un casino, perché se non mi sbaglio mi viene fuori 11.000 ampere. E secondo lei, Lattanzio, se faccio passare questa corrente attraverso quel filo di rame, secondo lei cosa fa il filo di rame? Lo sa? Glielo dico io, quello si surriscalda e si fonde. L'effetto Joule lo vedremo tra qualche lezione. Forse avete sentito parlare alle medie, a me l'aveva spiegato il mio professore di educazione tecnica alle medie, l'effetto Joule. Comunque, Chiara Maria, l'ha capito l'esercizio? O ha qualche dubbio? Sì, ho capito. Va bene. Attenzione, perché esiste anche quella che però informalmente,
perché le leggi di Ohm sono solo due, ricordatevi bene, però c'è quella che informalmente qualcuno chiama la terza legge di Ohm, perché è importante osservare che la resistività, io ho detto che dipende soltanto dalla lunghezza del conduttore, dall'area della sua sezione e dal materiale di cui è fatto, e abbiamo visto il perché è ragionevole osservando quanti atomi ci sono all'interno. Ma in realtà la resistività si è scoperta in seguito, però già dopo la morte di Ohm, che la resistività dipende da un altro fattore. La resistività dipende anche dalla temperatura. Cara Chiara Meazza, vediamo se è ragionevole. Cosa succede a un corpo quando io lo scaldo, secondo lei? Cosa fanno gli atomi? Vanno più veloci. Certo, si muovono, si agitano rapidamente, l'agitazione termica di cui abbiamo parlato gli anni scorsi. Allora, provi a immaginare lei che deve sgusciare verso la porta col pallone al piede in mezzo a un sacco di difensori che si agitano come forsennati. È facile o è difficile? È più difficile. Certo, se c'è la strada sgombra è chiaro che invece è più facile. Quindi più è alta la temperatura e più la resistenza aumenta. Siete d'accordo, ragazzi, no, con questo concetto molto semplice? Le è chiaro il perché, signorina Vergani? Ha capito? Sì, ho capito, grazie. Prego, più alza la temperatura, più le molecole, gli atomi, quello che è, si agitano e di conseguenza più è difficile per gli elettroni passare. E guarda caso, non so se ricordate gli anni scorsi che abbiamo visto tipo la legge di Gay-Lussac, che la pressione è uguale alla pressione 0 per 1 più alfa per la temperatura. Bene, qui abbiamo una relazione affatto simile. Mi dice che la resistività alla temperatura T è uguale alla resistività a 0 gradi per 1 più alfa per T, dove T è la temperatura, no? E questo, naturalmente, conoscendo il coefficiente temperatura e conoscendo il valore di ρ0, che in genere si assume quelle che vi ho dato prima, che vi ho fatto vedere prima in questa tabella, è possibile determinare in modo abbastanza semplice la resistività e quindi la resistenza. Qui se metto per esempio resistività temperatura, eccolo qua, vedete? Ecco qua, resistenza temperatura elettricità, vede? Eccolo qui. Ecco qua, vedete che compare una formula, molto qui lo spiego in maniera più difficile perché qui è spiegato, penso per l'istituto tecnico dove lo fanno molto più, con molta più precisione. Comunque vedete che il concetto è questo, valore della resistenza in funzione della temperatura esercizio, per esempio. Vedete, qui per esempio dice che voglio costruire un circuito con un conduttore d'argento, no, qui non fateci caso, continuano a venire fuori assurde reclame in questi siti. Ebbene, chiudi sto coso, no? Qui dice che calcolare quanto varia R secondo te viene portato alla temperatura ambiente a 20 gradi a quella a cui arriva un forno di 180 gradi. Bisogna conoscere il coefficiente termico dell'argento. Per esempio, nel caso dell'argento, come vedete, il coefficiente alfa, questo qua che compare, vado alla pagina dopo, è 4,1 per 10 alla meno 3 gradi centigradi alla meno 1. Noi siamo, come avete visto qui, alla temperatura ambiente, quindi 20 gradi, giusto? E lo devo portare a 180 gradi, la mia temperatura. Allora, io avrò che Rho alla temperatura di 180 gradi è uguale a Rho alla temperatura di 20 per 1 più alfa 180 meno 20 che è 160. Poi Rho a 20 gradi abbiamo visto che è 0,012 per 1 più 4,1 per 10 alla meno 3 per 160.
vuol dire 4,1 per virgola 16 che mi dà 0,656 più 1, 1,656 per virgola 0,12 che mi dà 0,020. Posso arrotondare ohm millimetro quadro fratto metro. L'è chiaro, signorina Visintin? Ha capito? Sì, bravo. Questo si chiama il coefficiente di temperatura. Ultima cosa che vi dico oggi, poi Grazie. vi cerco qualche esercizio oggi pomeriggio, però vi cerco qualche esercizio oggi, vi do di compito su queste cose, così le correggiamo lunedì quando interrogo. Ebbene, vedete, la logica vorrebbe che la resistenza diventa zero solo allo zero assoluto, quando le molecole sono assolutamente ferme. È d'accordo con questo concetto, Chiara Maria? Sì. Però c'è una cosa strana. Qui c'è temperatura assoluta, qui c'è 0 Kelvin, qui c'è la resistività. Questo fisico qua che le faccio vedere è il Kemmerling-Onnes. Eccolo qua, l'ho scritto male io, comunque era un olandese, dal nome si capisce, premio Nobel nel 1913 per la chimica, Eike Kemmerling-Onnes scoprì nel 1908 che quando io raffreddo il mercurio a temperature prossime allo zero assoluto non fa così. La resistività non diventa zero lo zero assoluto, ma diventa zero un po' sopra. Così, mi pare a 4,3 Kelvin, una cosa del genere. Circa 4 Kelvin. Quindi ha una temperatura prossima a quella dello zero assoluto, ma non uguale, un po' superiore. Un metallo perde qualunque resistenza elettrica e gli elettroni girano senza problemi. Tant'è vero che se voi prendete un circuito, anche senza batteria, ovviamente senza batteria, se c'è una corrente, la resistenza elettrica frena gli elettroni e va bene. Ma se non c'è se questo lo porto vicino allo zero assoluto, sotto questa temperatura critica, ebbene, qui gli elettroni possono circolare in teoria all'infinito perché la resistenza è praticamente zero. Questo fenomeno prende il nome di, qualcuno di voi lo sa? Lo sapete come si chiama? Superconduttività. Cioè, questi sono i cosiddetti semiconduttori. Sì, superconduttori, scusate, mi sono confuso con un'altra cosa. I superconduttori, no? Eccolo qua, infatti, la superconduzione o superconduzione invece che superconduttività è uguale. Eccolo qua, vedete il fenomeno per cui, guardate, questo magnete addirittura levita sopra un superconduttore. Come vedete, la superconduttività è un fenomeno veramente incredibile, no? E infatti non si capiva come scoprirlo, no? Sì, 4,2 Kelvin il mercurio diventa superconduttore, esatto. Pensate che la spiegazione del perché i metalli perdono tutta la loro resistenza un po' al di sopra dello zero assoluto fu data soltanto nel 1957 da tre scienziati americani, Berdin, Cooper e Schrieffer, che dalle loro iniziali hanno elaborato la cosiddetta teoria BCS. E la spiegazione è una spiegazione di natura quantistica. Quindi la superconduttività o superconduzione è un fenomeno quantistico
e quindi non può essere spiegato in alcun modo nella fisica classica. Si formano a quelle temperature le cosiddette coppie di Cooper di elettroni che si muovono praticamente senza incontrare resistenza. Oggi la sfida è quella di trovare dei superconduttori che agiscono, dico, a temperatura ambiente, ma a temperature sempre più alte, perché ovviamente ottenere quelle temperature così basse è costosissimo, naturalmente. Quindi la fisica dei materiali, la sfida più grossa oggi è trovare dei metalli o delle sostanze che diventino superconduttrici a temperature relativamente alte. Tra l'altro, Berdin, lo vede Chiara Maria, questo scienziato qui, no? John Berdin, che ha interpretato la superconduttività. Sa qual è il primato assoluto di cui gode nella storia, Chiara Maria? Lo sa? Il Nobel? È l'unico che ha vinto due Nobel per la fisica. Uno nel 1956 per aver inventato il transistor e uno nel 1972 per aver interpretato la superconduttività. Quindi mi permetta, era un cervellazzo questo, lei come dice? E infatti, un secondo solo,